Deuteronomio capitolo 21. Quando nella terra di cui il Signore il tuo Dio ti dà il possesso si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo, senza che si sappia chi l'ha ucciso, i tuoi anziani, i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e la città dei dintorni. Poi gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il gioco, e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne, in un luogo dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo alla giovenca. I sacerdoti, figli di Levi, si avvicineranno poiché il Signore, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del Signore, e la loro parola deve decidere ogni controversia e ogni caso di lesione. Allora tutti gli anziani di quella città, che sono i più vicini all'ucciso, si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua. E prendendo la parola diranno: «Le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non lo hanno visto spargere. Signore, perdona il tuo popolo Israele che tu hai riscattato e non rende responsabile il tuo popolo di Israele dello spargimento del sangue innocente. Così quel sangue sparso sarà loro perdonato. In questo modo toglierai via da te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, il Signore, il tuo Dio, li avrà messi nelle tue mani, e tu avrai fatto dei prigionieri. Se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ne sarai attratto e vorrai prendertela per moglie, la condurrai in casa tua. Lei si raderà il capo, si taglierà le unghie, si toglierà il vestito che portava quando fu presa. Dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Poi entrerai da lei e tu sarai suo marito e lei tua moglie. Se poi non ti piace più, la lascerai andare dove vorrà, ma non la potrai in alcun modo vendere per denaro né trattare da schiava, perché l'hai umiliata. Se un uomo ha due mogli, l'una amata e l'altra odiata, e tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli, se il primogenito è figlio dell'odiata, quando egli dividerà tra i figli i beni che possiede, non potrà fare differenze dal primogenito dell'amata al primogenito dell'odiata, ma riconoscerai come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiedi, poiché egli è la primizia del suo vigore, a lui appartiene il diritto di primogenitura. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce la voce di suo padre né di sua madre, e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alle porte della località dove abita. E diranno agli anziani della sua città: «Questo nostro figlio è caparbio, ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno, è ubriacone». Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà. Quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto. E tu non contaminerai la terra che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità.